ben ritrovati! Finalmente è arrivata la primavera. Il sole splende, il cielo è azzurro, gli alberi sono in fiore ed è più facile sorridere quando tutto intorno è luminoso e colorato. O no? E voi cosa mi raccontate? Com'è andato il vostro marzo? Non siate timidi e ditemi cosa vi ha reso felice nel corso dell'ultimo mese lasciando un commento, perché ricordatevi che la felicità va sempre condivisa. Parlando di condivisioni, come avrete capito, è di nuovo arrivato il momento di parlarvi dei miei prodotti preferiti del mese. Quindi mettetevi comodi e andiamo a cominciare. Tutti e tre i miei preferiti per la categoria cura della pelle del mese scorso sono della Body Shop. Ho infatti deciso di testare alcuni nuovi prodotti e me ne sono innamorata. Il primo è il concentrato gocce di giovinezza della linea Nutriganix. Questo prodotto è composto al 99% di ingredienti naturali e stimola il rinnovamento cellulare, ripara, revitalizza e idrata profondamente la pelle. Va utilizzato prima della crema idratante, basta prelevarne 2 o 3 gocce e poi massaggiarle sul collo e sul viso con movimenti circolari ascendenti. La composizione è fluida, non oleosa, non troppo liquida, quindi è facile da stendere, si assorbe in fretta ed ha un'immediata sensazione di freschezza. Lo potete utilizzare mattina e sera e la vostra pelle risulterà più luminosa ed idratata. Se vi interessa lo trovate online sul sito della Body Shop al prezzo di 22 euro. Come sempre vi ricordo che sul mio blog troverete tutti i link diretti dei prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video e l'indirizzo del mio blog è nella info box qui sotto. Il secondo prodotto è un trattamento per le labbra all'aloe. Non so perché, ma ultimamente le mie labbra tendono a screpolarsi tantissimo, forse il cambio di stagione, e questo signorino ha fatto miracoli. È molto delicato, è adatto anche alle pelli più sensibili, è inodore ed è privo di conservanti e di coloranti. In più è composto da aloe vera, burro di karité e olio di semi, un terzetto che fa miracoli nell'idratare e lenire le labbra secche e screpolate. In più la confezione è molto pratica perché permette di applicare il prodotto senza sporcarsi le mani, a differenza di altri balsami per le labbra che vanno prelevati dal vasetto e stesi con le dita. Se vi interessa, anche questo lo trovate sul sito della Body Shop al prezzo di 9 euro. L'ultimo articolo della Body Shop è lo scrub corpo al burro di cacao. Sapete quanto io ami gli esfolianti per il corpo? Sono una parte fondamentale della mia routine del weekend perché permettono di eliminare le cellule morte, revitalizzare la pelle e ammorbidirla e idratarla. Nel caso specifico mi sono innamorata subito di questo della Body Shop perché grazie all'aggiunta di sale, di riso tritato e di zucchero biologico ha un'azione esfoliante delicata ma molto efficace. In più sono contenuti ovviamente il burro di cacao e l'olio di mandorle che permettono di ammorbidire ed idratare a fondo la pelle. Se siete interessati, la Body Shop propone tantissime fragranze diverse per questo prodotto: cocco, mango, moringa, insomma chi più ne ha più ne metta. Io sono sicura che ne proverò altre non appena avrò finito questa. Se anche voi siete interessati a testarla, la trovate sul sito della Body Shop al prezzo di 15 euro. Apro la sezione make up con un correttore per occhi che mi ha conquistata fin dal primo utilizzo e si tratta del Instant Age Rewinder, il cancella età della Maybelline. Gli aspetti positivi sono talmente tanti che non so da che parte cominciare. Innanzitutto è facile da reperire perché lo trovate nella maggior parte dei supermercati. Dopodiché è importante dire anche che l'applicatore, dotato di una spugnetta in cima, rende molto semplice stendere il prodotto che va a coprire con una sola passata borse e occhiaie. La colorazione si adatta molto bene all'incarnato, ha una consistenza fluida e setosa e copre davvero in modo stupefacente occhiaie, borse, ombre nella zona dei contorno occhi. Se questo non vi basta, in più ha anche un'azione anti-età che tende a ridurre la profondità delle rughe. Insomma, questo signorino è diventato il mio nuovo migliore amico. Se anche voi siete interessati, come vi dicevo, lo trovate nella maggior parte dei supermercati. Il prossimo prodotto è l'eyeliner Stay All Day Waterproof della Stila. Che dire, lo adoro. Si stende facilmente grazie alla punta sottilissima in feltro, è molto pigmentato, è waterproof, il che significa che dura tutto il giorno senza sbavature. Sarò sincera e vi dirò che è diventato il mio eyeliner preferito, surclassando tutti quelli che avevo provato fino ad ora.
L'unico aspetto negativo è che il marchio Stila è piuttosto difficile da reperire in Italia. Io questo l'ho acquistato sul sito inglese Beauty Bay, che tra l'altro vi consiglio di visitare se amate tutto ciò che è beauty e make up, perché ha una gamma di prodotti vastissima. L'ho pagato intorno ai 15 euro più 5 euro di trasporto. Ovviamente se ordinate più pezzi il trasporto sarà sempre intorno ai 5 euro. Io ho ordinato anche altre cose per ammortizzare la spesa, ovviamente. Quindi, come vi dicevo, l'aspetto negativo è questo. Esiste anche con Beauty Bay l'opzione di spedizione gratuita, che però viene tramite la posta, e in passato mi è successo di non ricevere il pacco e, non essendo tracciabile, poi diventa tutto piuttosto spiacevole. Se siete interessati troverete il link sul mio blog, come sempre, Stila Stay All Day Waterproof. Il terzo prodotto per la sezione make-up è di nuovo della Body Shop e si tratta della terra abbronzante Honey Bronze. Amo molto questa terra perché in polvere è compatta, è facile da stendere, ha una finitura opaca estremamente naturale, con un effetto delicato e non eccessivo, quindi dà un colore sano all'incarnato senza avere quello sfondo pesante che spesso hanno altre terre. È disponibile in 4 colorazioni, se vi interessa la mia è Light Matte, e come sempre lo trovate sul sito della Body Shop al prezzo di 13 euro. Non so se capita anche a voi, i miei capelli tendono ad annodarsi in modo impressionante, forse perché sono sottili e ne ho tanti, non lo so. Fatto sta che pettinarli è un vero incubo, mi ritrovo con la spazzola e il pettine ricoperti di capelli spezzati, cosa tutt'altro che piacevole. Se capita anche a voi, non disperate, perché ho trovato la soluzione ai nostri problemi e si chiama Tangle Teaser. È una spazzola disegnata e progettata proprio per districare i capelli senza spezzarli o rovinarli. Ha infatti questi dentini flessibili in alto che scorrono facilmente fra i capelli e li districano in una sola passata, senza rovinarli. Quindi niente più capelli spezzati. Yay! Se vi interessa, io ve lo consiglio vivamente, questa spazzola la trovate sia sul sito di ASOS al prezzo di 17 euro, ma con spedizione gratuita, che sul sito Beauty Bay, che vi ho citato poco fa, al prezzo di 14,10 euro, ma se scegliete la spedizione tracciabile vanno aggiunte anche appunto le spese di spedizione. Il mio smalto preferito di marzo è il Mint Candy Apple della Essie, che indosso anche in questo momento come base. Mi piace moltissimo perché è delicato, brillante e molto primaverile, insomma bello bello bello. Se vi interessa lo trovate in vendita anche online, troverete il link sul mio blog al prezzo di 11,90 euro. L'entusiasmo primaverile ha contagiato anche il mio guardaroba. Nel corso di marzo mi sono infatti concessa alcuni acquisti in colori più chiari e più adatti alla nuova stagione. Il primo è questo cappottino bianco che ho preso da H&M. Vi metto un'immagine in modo che possiate vederlo meglio, eccolo qui. Lo trovo perfetto per questo periodo di transizione tra inverno e primavera, perché ha un tessuto strutturato ma non troppo pesante. Il taglio è molto semplice, il che lo rende facile da abbinare sia per creare dei look più eleganti ma anche dei look più casual. Ha una cerniera centrale che gli dà un tocco di modernità. Dal canto mio ho deciso invece di aggiungere anche una nota retro, modificando le maniche e portandole a 3/4, mentre come vedete in originale le maniche sono lunghe. L'ho preso da H&M, l'ho pagato 49,95€, 50 euro, e se vi interessa lo trovate nei negozi. Un bel paio di jeans chiari fa subito primavera. I miei preferiti di marzo sono in realtà dei jeggings che ho trovato sul sito di ASOS. Ecco qui un'immagine. Li adoro perché sono comodissimi, vestono bene e in più hanno l'interno scuro, il che significa che quando li risvolto, e io adoro portare i jeans risvoltati, fanno un bel contrasto. Come vi dicevo, li ho trovati su ASOS e li ho pagati 35 euro. Il terzo capo d'abbigliamento è questo vestitino con manica 3/4, corpetto a strisce e gonna svasata color senape. Ecco qui un'immagine. Il senape è uno dei miei colori preferiti per la primavera, come forse avrete notato. Quindi questo vestito mi ha colpito immediatamente. È in un tessuto elasticizzato, quindi è molto comodo, veste benissimo, segna la vita ma è morbido sui fianchi.
Mi piace abbinarlo sia con il giubbotto di pelle per dargli un look più grintoso, oppure con il mio cappottino di H&M per un look più bon ton. L'ho preso sul sito americano ModCloth e l'ho pagato $55. La primavera è la stagione perfetta per tirare fuori dalla scarpiera le nostre paperine preferite. A me piace indossarle senza calze oppure con dei collant color carne, dei jeans skinny e un cappottino retro per creare un look bon ton ma sbarazzino. Le mie preferite di marzo sono queste. Sono molto semplici ma non banali, hanno questo dettaglio bicolore in stile scarpa da uomo che adoro e le ho acquistate sul sito americano di ModCloth pagandole $30. Che è veramente poco secondo me. Purtroppo al momento non sono più disponibili, ma se vi interessano vi consiglio di tenere d'occhio il sito perché potrebbero rifornire il loro stock in qualsiasi momento. Ormai lo sapete, questa sezione è dedicata a un po' di self promotion, ovvero è il momento in cui vi parlo delle mie ultime creazioni. Nel mese di marzo ho realizzato diverse parure, la mia preferita, o anzi dovrei dire le mie preferite, sono ispirate alle illustrazioni anatomiche vintage. Non so perché, ma trovo estremamente affascinanti le illustrazioni anatomiche antiche e ne ho utilizzate alcune per creare appunto diverse parure, una incentrata sul cuore nella sua versione più realistica, che è composta da questa collana in bronzo con pendente ovale grande, orecchini che ho realizzato con una base in plastica, poi la monachella è un charms a forma di fiocchetto. Un'altra versione è in bianco e nero, nella quale sono presenti un braccialetto, eccolo qui, un anello e svariati altri accessori. Se siete interessati, se questa tipologia di bijou vi piace o se siete interessati a vedere in generale tutte le mie creazioni, vi ricordo che le trovate sulla mia pagina di Facebook, il link sarà nella info box qui sotto. Consultate gli album fotografici che sono divisi per tipologia, quindi uno per le collane, uno per gli anelli, uno per le spille, eccetera, e all'interno ogni fotografia ha una descrizione del prodotto con il prezzo. Se siete interessati potete contattarmi in qualsiasi momento, ma lasciando un messaggio qui su YouTube oppure sul mio blog oppure direttamente su Facebook, magari con un messaggio privato. E la self promotion di questo mese è finita. Anche questo mese ho deciso di inserire un film tra i miei preferiti e si tratta di Nebraska. Candidato all'Oscar in svariate categorie, vincitore a Cannes del premio per la migliore interpretazione maschile, questo film è un road movie sui generis, popolato di personaggi bizzarri e di situazioni surreali. Io vi consiglio vivamente di vederlo perché vi conquisterà a partire dai dialoghi, le ambientazioni e poi la scelta del bianco e nero che rende tutto più poetico. Ci siamo arrivati all'ultima sezione, quella dei libri, che come sapete conclude i miei video. Il romanzo che vorrei suggerirvi questa settimana è molto particolare e si tratta del Diario perduto di Frida Kahlo. Sapete come sono, quando vedo qualcosa legato a Frida non riesco a resistere alla tentazione e questo libro mi è capitato sotto gli occhi per caso mentre cercavo tutt'altro su Amazon. L'ho preso a scatola chiusa ma l'ho letto con piacere. L'autrice Alexandra Scheiman ripercorre la vita di Frida Kahlo in una sorta di biografia romanzata più legata alle emozioni che ai fatti. Il rapporto di Frida con la morte, vivido e sempre presente, si alterna a momenti reali della vita di questa artista. Personaggi immaginari si sovrappongono a personaggi realmente esistiti, da Diego a Trotsky, passando per Tina Modotti, Bretone, Picasso. In più, tra un capitolo e l'altro, sono inserite delle ricette, le ricette di Frida raccontate in prima persona, come in una sorta di libro di cucina sui generis. Insomma, questo romanzo è molto particolare, se siete appassionati di Frida io ve lo consiglio, lo trovate su Amazon al prezzo di €14,45. E anche per questo mese è tutto. Spero che i miei suggerimenti vi saranno utili nei vostri futuri acquisti. Se così è, non dimenticatevi di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Io per ora vi saluto, vi auguro un fantastico aprile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Woo!
Jujitsers e ben ritrovati! Finalmente è arrivata la primavera! Parlando di condivisioni, come avrete capito, è di nuovo il momento di tossire in modo convulso. Tutti e tre i miei preferiti della categoria cura della pelle del camion che passa, è adatto anche alle pelli più sensibili, è inodore ed è privo di coloranti e conservanti. Chiude il naso! Se capita anche a voi non disperate, perché ho trovato la soluzione ai nostri problemi e si chiama Tangle Twist. Non è vero. Se vi interessa lo trovate in vendita anche online, troverete il link sul mio blog al prezzo di... L'entusiasmo prima... Anche questo mese ho deciso di inserire un film tra i miei preferiti e si tratta di Nebraska. Candidato all'Oscar in svariate categorie, vincitore a Cannes del culo di piombo. Famosissimo premio del culo di piombo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa nail art a strisce blu e azzurre con un piccolo cupcake sull'unghia dell'anulare.